amore, che a me d'aste te lo torno. Forza Palermo! Buona domenica, quarta giornata di campionato nel nostro campionato di Serie D, Palermo Marina di Ragusa, e io sono qui a portarvi la reaction. Dopo la reaction in trasferta a Marsala, purtroppo niente reaction contro il San Tommaso, è arrivata quella di settimana scorsa che è andata parecchio bene, quindi vi ringrazio, quindi iniziate a lasciare un bel pollice in su se volete un'altra reaction settimana prossima. Io non vedo l'ora, dato che mi sono anche abbonato, non vedo veramente l'ora di tornare a Renzo Barbera lì in Curva Nord, perché come ben sapete la distanza a me fa tanto, tanto male, e non vedo l'ora davvero di ritornare e riabbracciarvi tutti per divertirci tutti insieme e cantare tutti insieme. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, un commento, supportate questa serie. Io proverò a portarvi tutte le partite fino a fine anno. Spero magari di riuscire a portare più video allo stadio che in casa, ma mi serve ancora un po' di tempo per organizzarmi. Comincia la partita! Vamonos! Una piccola chicca, la partita appena cominciata. Il portiere capitano del Marina di Ragusa lo conosco personalmente perché è del mio paesino e mio vicino di casa, di Roccapalumba. Abbiamo giocato a calcetto anni fa insieme, contro, comunque in tornei, eccetera. È davvero molto molto forte, ma io confido nei nostri attaccanti. Ve felici, felici! Santana, tirate! Tirate! Ricciardo! 1-0 subito dopo 5 minuti! 1-0! Vamonos! Continuiamo così! Ottimo inizio! Anche se il Marina di Ragusa aveva attaccato di più. Ma subito 1-0! No, no, no! 1-1! Il pareggio del Marina di Ragusa! Un inizio di derby meraviglioso! Per correttezza devo chiamarlo derby. Dentro passaggio è! Possiamo non prendere un altro gol da calcio d'angolo? Mamma mia, Santana sembra avere tipo 20 anni! E dai Palermo faccio un gol! E dai Palermo faccio un gol! E faccio un gol! Il mio destino e starti vicino. Davvero, non so se state guardando la partita da Eleve Sports, ma è qualcosa di imbarazzante, va via il segnale sempre. Davvero, è qualcosa di assurdo, perché per tipo 4 minuti non hanno fatto vedere la partita. Si sentiva soltanto il telecronista che faceva la telecronaca e continuavano a mandare in loop il primo gol, il gol del Marina di Ragusa. Sconcertato. Olè! Calcio d'angolo, sul secondo esce Salvatore Di Carlo. Grande Martinelli, mamma mia che col tunnel! Bonfiglio fa il bravo, dai dai, palla in mezzo, sul secondo per Ricciardo! Ancora Di Carlo, basta Salvo, basta! Traversa di Ricciardo al 40esimo. E soffriamo per l'assenza di chi è stato diffidato. Finisce il primo tempo dopo uno di recupero. Abbiamo fatto la partita. Gli avversari comunque sono resi pericolosi subito all'inizio, prima del nostro vantaggio, ma anche con alcune azioni dopo. Comunque stiamo facendo la partita, stiamo attaccando tanto, ci manca soltanto riuscire a buttarla dentro con più facilità. Comunque ci vediamo subito nel secondo tempo, e se non l'avete ancora fatto lasciate un bel pollice in su. Comincia la ripresa, dai raga che ne voglio 4 su 4, forza! Mi raccomando, se siete andati allo stadio, voi che siete di Palermo, zona limitrofe, oppure chi ha viaggiato come faccio spesso io, se avete fatto delle foto, dei video, taggatemi su Instagram, io vedrò di ripostare ogni cosa. Dai Kraja! Dai! Bella palla! Santana! Santana! Santana, Mario, Alberto, Santana, è giovanissimo lui, è giovanissimo, ha 36, 37 anni, ma lui non lo sa. 2-1, ottimo! Grandissima palla di Kraja, veramente molto bella, dai così! Mario, Alberto, Santana! Santana che palla, Kraja, Kraja! In 2 minuti, 3-1, 3-1, vamonos! Vamonos così! Che palla gli ha dato Santana senza guardare! Kraja da due passi, la fa passare sotto il mio vicino di casa, Salvatore Di Carlo! 3-1 e si vola! Impressionanti! Santana, ti prego, vai piano, stai calmo! È assurdo, è indemoniato! Sono 60 minuti che corre solo lui! Comunque, sincero, non mi sta piacendo tanto Felice, non capisco perché, siamo al 70esimo. Attenzione, Felice fa il primo tiro in porta adesso che l'ho chiamato.
Non capisco perché siamo qua al 70esimo e Pergolizzi non fa ancora i cambi. Iniziano, sono 5. Uno ogni tanto potresti farlo. Complimenti a Mario Alberto Santana, il nostro attaccante più giovane e più forte in assoluto. Entra Accardi, 20 minuti per lui. Di Carlo è uscito a caso il sinistro, deviazione! La palla non entra, Accardi vicino al gol del 4-1. Martin è davvero un giocatore troppo fuori categoria, troppo. Bella palla di Bonfiglio, occhio, grande Pelagotti, tranquilli, dai che non manca molto. Oh, ma lo fai entrare! Cioè, il direttore di gara sta lasciando fuori Accardi, che è uscito per farsi medicare, è passato un sacco, non lo fa entrare. Cioè, dopo una chiacchierata, il direttore di gara decide di farlo entrare, è assurdo. Io cose del genere mai viste, mai. Io comunque non riesco ancora a comprendere, magari poi sono io che non ne capisco niente, però il motivo per cui tu hai 5 cambi e hai tanti giocatori che sono scontenti che non giocano, perché non li fai entrare? Cioè, mancano meno di 5 minuti e hai fatto un cambio, uno. Occhio, occhio, 3-2. 3, no, se lo divora l'attaccante avversario, meno male. Io davvero non capisco, abbiamo una rosa ampia, abbiamo 26-27 giocatori, ne puoi convocare 20. Di quei 20-11 giocano, hai 5 cambi, quindi puoi giocarteli quei 5 cambi. Ma anche per dare freschezza alla squadra, stiamo vincendo, cioè, io non me ne capacito. Ovviamente nel finale le altre corrono di più, perché sono più fresche. È una vita che ti seguo. Dai ragazzi, fate gol. E dai Palermo, la curva non ti ama. Tutta la settimana non vivo senza te. Grande Martin, felice e stanco. È stanco, è normale. Siamo al 91esimo. Siamo nel recupero, sta per entrare Mauri. Ole, 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 ole. Rosa, nero. Finisce qua. 4 su 4, 12 punti, punteggio pieno. Ottima prestazione, non abbiamo sofferto tantissimo, onore comunque ai nostri avversari. Si canta al Barbere, si continuerà a cantare ancora 10-20 minuti tranquillamente. Ho abbassato il volume, ok, eccoci qua. Buona prestazione quindi, altra vittoria, continuiamo a mantenere il passo. Dovremmo essere ancora primi insieme alla Cireale, se non sbaglio, perché ha vinto anche questa partita. Sarà una bella lotta, dura, sarà un bel campionato intenso fino alla fine e spero di essere riuscito a farvi divertire, a farvi comunque compagnia in questo breve video. Se volete altre reaction fatemelo sapere attraverso un commento qui sotto, lasciate un bel pollice in su, sempre forza Palermo e fatemi sapere chi secondo voi è stato il migliore in campo e il peggiore in campo per noi. Scambiamoci opinioni qui sotto nei commenti, iscrivetevi, attivate la campanellina, un abbraccione a tutti e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Sempre solo, forza, magico, Palermo.